È preoccupato per la situazione campana? Rischia di sfuggire di mano? Si rischia di andare, e in generale, questo glielo chiedo, rischiamo davvero, come ha detto il ministro Speranza, stiamo lottando per evitare un lockdown nazionale? Lei lo ritiene Allora, possibile? il lockdown nazionale, al momento lo vedo improbabile, però i numeri continueranno a salire. Sono più preoccupato, dottor Formigli, delle persone che mettiamo in quarantena, perché i numeri saliranno, cioè non illudiamoci. Io questo lo dissi già ad agosto. Vedrete che dal nord Europa, anche con l'arrivo del cambio della temperatura, piano piano scenderanno anche giù l'aumento dei contagi. E così sta, dipende da noi, dipende dall'uso della mascherina, dalla distanza e quant'altro. Però i contagi familiari, che sono ora quelli, secondo me, più probabili, dove magari infettiamo i nostri anziani che vanno in ospedale, ci saranno, così come aumenteranno anche i ricoveri in ospedale. Però al momento la situazione con più di 300 persone in terapia intensiva e quasi 4.000 ricoverati, capite che è una situazione molto ben gestibile. Sono più preoccupato delle quarantene, perché se tu hai una persona positiva, metterai in quarantena i contatti stretti, che quanti saranno, dipende dall'attività di ognuno di noi, però usando la mascherina e quant'altro, se già ti contagi vuol dire che sei entrato in contatto con più persone. Quindi metti in quarantena 5-10 persone ciascuno. Oggi abbiamo 5.000 contagiati, ma magari fra qualche settimana avremo 10.000, significa che ogni giorno per 14 giorni, se ne hai 10.000, No. metti in quarantena 70-80.000 persone al giorno, significa che puoi arrivare a mettere in quarantena in 15 giorni anche 1,5 milioni di persone. Serve una diagnostica più rapida, serve liberare dalle quarantene. Non i positivi, liberare dalle quarantene i contatti stretti che non sai manco se l'hanno preso il virus, nella stragrande Professor Galli, maggioranza no. Questa è la sfida.